Carissimi pogonotomaniaci, bentrovati e bentornati sul canale di Pogonotomania per il nostro video di rasatura che oggi effettuerò con uno chiavette che, mio Dio, non trovo. Ecco, a posto stiamo. Scusate, ma ho talmente tanta roba qua sul lavandino. No, dove l'ho messo? Ah, eccolo. Bello della diretta, l'avevo posizionato in un punto lontano dal lavandino stesso. Allora, intanto, come d'uopo, come giusto, come corretto che sia, devo fare pubblicamente due ringraziamenti. Uno all'amico Renato che nei giorni scorsi mi ha recapitato questo splendido Mercur 15C vintage con relativo bigliettino favoloso. Già ringraziato privatamente, ma mi sembra giusto farlo anche nel video. E poi ieri mi è arrivato questo splendido FATIP Limited Edition dall'amico Lorenzo. Grazie ragazzi, grazie veramente di cuore. Sono queste le cose che fanno venire voglia di andare avanti con il canale, con i video. Grazie, grazie veramente tanto. Un bacione a tutte e due. Video di oggi. Allora, sinceramente non sapevo cosa utilizzare perché un altro amico del canale mi ha chiesto a quando avrei fatto un ulteriore video con un sapone tallovato, gli avevo promesso magari il prossimo, cioè questo. In realtà no, non farò un video con un sapone tallovato, ma rimettendo a posto, cambiando ubicazione ai miei saponi, mi è ricapitato fra le mani un Wilkinson. In realtà ne avevo tre, due si sono asciugati fino a diventare quasi una pasticca per il mal di testa. Questo evidentemente l'ultimo che ho acquistato è rimasto in condizioni, diciamo, decenti. Allora, per utilizzare questo sapone, che a detta di molti è ostico, nel montaggio, ho pensato di utilizzare una grattugia per andare a erodere un po' di sapone e effettuare un montaggio in ciotola. Quindi parto con una piccola erosione. Quindi vediamo, questo è il quantitativo di sapone eroso, senz'altro più di quanto ne avrebbe prelevato normalmente il pennello. Metto qualche goccia d'acqua all'interno della ciotolina e partirei con, questa volta, un per me rarissimo montaggio in ciotola con il mio omegone tricolore. Allora, cosa si viene a formare all'interno della ciotola? Una pappetta abbastanza consistente. Boh, vediamo un po'. Sapone che è letteralmente scomparso, è rimasta questa ragnatela, quindi io metterei ancora un po' d'acqua e al limite lo andiamo a lavorare meglio in viso. Desumo che sia totalmente inserito all'interno del ciuffo del pennello. Avrei dovuto fare un po' più di spazio. Facciamolo ora come chavette, e quindi questo video rientrerà nella playlist chavette, perché insomma l'ho creata, è giusto anche che vada a riempirla con qualcosa. Un vanta mezza lama armato con una rapira Platinum Lux. Vanta, ricordo, azienda italiana con sede a Monza. Vedremo come si comporta in rasatura. È uno chavette che conosco abbastanza bene e arriveremo poi alle conclusioni dello strumento, quindi come se fosse un video riguardante un rasoio di sicurezza. Faccio soltanto un'ultima piccola precisazione. Ho già fatto un bel po' di tempo fa un'azione di prebarba e la pelle se l'è completamente assorbito, quindi non ho sciacquato, ho messo acqua prebarba dopo aver lavato il viso e ho aspettato e ho massaggiato fino a che la pelle non l'abbia assorbito tutto. Quindi mi sciacquo il viso e partiamo con l'insaponatura.
Dunque, oggi è sabato, giovedì, venerdì, barba di un giorno e mezzo, quindi anche corta volendo per l'utilizzo dello sciavetto. Pennello, mio Dio, freddo, come mai? Boh. Allora, vediamo come si comporta il sapone. Eccesso d'acqua, secondo me, però per lo sciavette va bene anche così. Anzi, probabilmente va meglio così. Bene, inizia a schiumare, inizia ad aumentare la densità. Secondo me, con la grattugia si arriva a utilizzare un quantitativo di sapone che veramente impressionante, ne bastava senz'altro meno. Sapone che non si vede utilizzare da molti, senz'altro prodotto da banco da pochissimi euro, evidentemente prodotto con molta chimica, ma chi se ne frega, voglio dire, per le volte che lo si utilizza non si muore senz'altro di Wilkinson. Allora, insaponata che a parer mio per un utilizzo dello sciavette va bene anche così. Pennello che contiene sapone per almeno 15 rasature. Va bene, direi che possiamo cominciare con questo vanta. E via, partiamo ovviamente dalla parte destra. Rasoio molto leggero, sapone molto scorrevole e utilizzando maggiormente lo sciavette per via della playlist creata, insomma ci si prende un po' più la mano con questo strumento e ho imparato ad apprezzare l'utilizzo dello sciavettino con un angolo più anziché chiuso, quindi con il manico che tende a un parallelismo col viso, con un angolo più aperto. Si avverte un lievissimo senso di strappo che però è piacevole e si traduce il tutto in una profondità di taglio che è molto pronunciata, eh? Ok, ribadisco, mi faccio un po' di autopubblicità per chi volesse vedere i video su come utilizzare lo sciavette, sempre nella playlist sciavette ho fatto qualche filmato dove esplico quelli che sono secondo me i movimenti principali per utilizzare lo strumento in sé. Sapone veramente scivoloso. Quindi a dimostrazione del fatto che sicuramente un montaggio più fluido, meno denso, va a favorire l'utilizzo di questo tipo, di questa tipologia di rasoio. Ok, va bene, passiamo dal lato opposto. Trazione della pelle importantissima, a maggior ragione con lo sciavette, quindi lama viva sul viso. Lametta che non avevo mai provato con questo genere di strumento, mi sta piacendo veramente tanto.
Bene, zona Pomodadamo. E zona Mento, che è la parte più critica, se vogliamo. Barba dura, si oppone molto al passaggio del rasoio. La mia solita fossettina. C'è molto più silenzio nell'utilizzo dello chavette perché ovviamente è più pericoloso rispetto al rasoio di sicurezza e necessita di maggior attenzione. Va bene, diamo un'occhiatina. Io con la lampada non vedo un granché, affidiamoci al tatto. Ma qui sotto mi ha sgranato, piccolo tagliettino qui e piccolo tagliettino qui. Però in questo punto, allora, se dovessi scendere con un'azione di pelo, l'azione di taglio è meno profonda, risalendo con un'azione di contropelo, la lama si incastra in maniera micidiale sotto la barba, qui mi cresce proprio con un parallelismo micidiale rispetto al viso e solitamente con questo genere di passaggio, insomma, qualche cosina mi combino. In totale però la rasatura, mamma mia, profondissima, quindi guardate, io non farei neanche aggiustamenti. Perfetta così, non riesco a capire se qui ho dei peli. No. Quindi una sciacquatina, passerei un po' di allume di roca e arriviamo a un po' di conclusioni in generale. Torno subito. Allume, ecco. Ok, fantastico. Solo lieve pizzicore qui dove ha raschiato la pelle, si è portato via tutto. Per il resto direi tutto a posto. Quindi asciughiamo. Video brevissimo, caspita, neanche un quarto d'ora di video. Rasatura terminata. Bene, togliamo l'allume, andiamo di dopo barba e poi le considerazioni finali. Come dopo barba, ovviamente sapone da banco, basso banco, Wilkinson Ocean, profumazione classica anni 80-90. Come avrebbe detto il mio barbiere, servito. Bene, arriviamo alle conclusioni.
Partiamo da cosa? Da cosa in mano? Dal dopo barba. Profumazione per me piacevole, fresca, quasi una profumazione retro. Per passare poi al sapone. Allora, senz'altro un sapone dall'economicità particolarmente elevata. All'inizio feci fatica a trovarlo, anzi non lo trovai proprio, poi scoprì che qui di fianco a casa mia c'è un acqua e sapone, ne aveva uno scaffale pieno, però presi quello con la confezione nera, sostanzialmente è lo stesso sapone, a parer mio non ci sono differenze, ha una durata di 30 mesi, ecco, sappiate che è parzialmente vero, cioè quelli che ho buttato avevano senz'altro meno di 30 mesi e si erano ridotti a delle pasticchette di sapone grosse così, scusate. Questo si è mantenuto. Sapone che conosco, non è così difficoltoso il montaggio, senz'altro no, uno ci lavora un attimo e il montaggio salta fuori. Ecco, con l'effetto grattugia ovviamente la capacità di montaggio viene amplificata, perché non è più il pennello erode del sapone ma è la grattugia che lo fa in sua vece, e di sapone ce n'è veramente in abbondanza. Qui oggi è uscito questo montaggio leggermente così voluminoso, ma però per scelta mia, perché ribadisco, l'ho detto anche in altri video, con l'utilizzo dello chavette preferisco montaggi meno corposi, ragion per cui non ho usato il tallovato. Ma veniamo a questo Vanta. Allora, Vanta senz'altro efficace, mamma mia, io ho una rasatura pazzesca con un solo passaggio, senza nemmeno arrivare a ritocchi. Rasatura pazzesca che ho imparato ad ottenere, adesso sto attento perché c'era la metta, andando ad aprire maggiormente l'angolo dello strumento. Aprendo l'angolo dello strumento si avverte un maggior senso di strappo, ma è un senso di strappo dovuto principalmente, per mia esperienza, a una maggior profondità di taglio. Infatti io, allora, andando in contropelo no, ma passando la mano trasversalmente, pur avendo fatto un'azione praticamente di solo pelo, ho un BBS tattile. È un rasoio più sicuro rispetto ad altri chavette, nel senso che ha una testa arrotondata che va a coprire gli angoli estremi della lama, quindi nel caso in cui vogliate avvicinarvi all'utilizzo dello chavette, al di là dei vari daune, razzorine che sono pseudo chavette, probabilmente consiglierei uno strumento del genere. È leggero, ha una testa molto sottile che permette di arrivare con facilità nei punti critici. Difetto, le finiture. Premesso che in uno chavette le finiture contano lo 0,001%, perché è uno strumento che ha il solo compito di trattenere una lama, punto. Qualcosina di meglio potevano fare, per esempio questo orpello qui con scritto sopra Vanta, che probabilmente è una placchetta di metallo che serve per aumentare leggermente il peso del rasoio, è un coso appoggiato lì, se dovessi tirare se ne viene via, quindi non ne capisco l'utilità se non quella di un eventuale aumento di peso. Perché dico che le finiture sono così così? Perché, per esempio, adesso c'è il riflesso della lama, la parte scanalata dalla quale fuoriesce il tagliente non è perfettamente lineare, non è perfettamente simmetrica. Ora non ho gli occhiali, però da una parte più scanalato rispetto all'altra, in fase di chiusura cozza contro il manico, cioè non si chiude, non è completamente allineato, devo piegare il manico per far sì che la testa del rasoio possa entrarvi e quindi trovare alloggio.
È vero, uno strumento economico, però solitamente gli sciavette, a meno che non si vada su linee tipo Feather o Kai, non è che costino poi così tanto. Però diciamo rispetto ad altri, ha delle finiture che cagare, si può dire, no? Non è che sia proprio il massimo. Ad ogni modo, buono strumento per iniziare, uno sciavette da battaglia, è quello che quando vado di fretta utilizzo. Perché l'Universal che avete visto nei video è un po' più impegnativo per via del peso. Diciamo che in ogni caso mi trovo bene, rasature perfette, unica pecca che volete che sia la finitura. Ottime queste rapira, non le avevo, o rapira, non le avevo ancora provate su Vanta e mi sono trovato veramente bene. Qualche piccolo tagliettino ci sta, ribadisco, aprendo l'angolo è più facile che avvengano questi tagli. Per via del fatto che la rasatura diventa più profonda e sono totalmente soddisfatto dell'utilizzo odierno dello sciavetto. Quindi il video si conclude qui. Ringrazio ancora gli amici che mi hanno regalato questi due splendidi rasoi. Ringrazio tutti voi per la pazienza nel guardare questo video. Un abbraccione a tutti e auguro a tutti una splendida domenica. Ciao ragazzi da Andrea e dal canale di Pogonotomania. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima.